Dalla mistica di Gesù da Greta. Libro primo, capitolo quindicesimo. La concezione immacolata di Maria, madre di Dio, in virtù del potere divino. La divina sapienza aveva preparato tutte le cose perché la madre della grazia fosse senza macchia. Erano già venuti tutti i patriarchi e i profeti ed erano stati già innalzati i monti sui quali doveva sorgere questa mistica città di Dio. Le aveva assegnato con la forza della sua destra incomparabili tesori per ornarla e arricchirla. Aveva costituito 1.000 angeli per presidiarla e custodirla, i quali dovevano servirla da fedeli vassalli come loro regina e signora. La fece discendere da una stirpe regale e nobile e le scelse per nascere dei genitori santi e perfetti come non ve ne furono altri in quel secolo. Se ce ne fossero stati altri più idonei per generare una tale figlia che leggeva per madre, l'Onnipotente li avrebbe sicuramente prediletti. Venne donata loro abbondante grazia e benedizione dalla sua destra. Li arricchì con ogni genere di virtù, con il lume della scienza divina e con i doni dello Spirito Santo. Dopo che i due santi, Gioacchino ed Anna, ebbero conosciuto che sarebbe stata loro donata una figlia ammirabile e benedetta fra le donne, si iniziò l'opera della prima concezione, cioè quella del corpo purissimo di Maria. Quando si sposarono, avevano Anna 24 anni e Gioacchino 46. Dopo il matrimonio trascorsero 20 anni senza prole e quando la figlia venne concepita la madre aveva 44 anni e il padre 66. Attenzione adesso, anche se ciò avvenne secondo l'ordine naturale e comune, tuttavia la virtù dell'Altissimo le tolse ogni imperfezione, lasciandole il necessario e l'indispensabile della natura perché potesse generare il più eccellente corpo che vi fu e sarà in una semplice creatura. Quindi è certo che Maria, faccio una piccola parentesi prima del commento più esteso, come dice anche nella nota di Maria Valtorta, nacque umanamente, quindi nacque come nascono tutti quanti i figli dell'uomo dopo il peccato originale. Non c'è bisogno di spiegare come. Quindi per questo è stato necessario un autentico miracolo da parte dell'Altissimo. La grazia operò affinché non ci fosse né colpa né imperfezione, solamente virtù e merito. Il concepimento, quantunque naturale e comune, fu però diretto, corretto e perfezionato dalla forza della grazia divina, affinché questa avesse il suo effetto senza impedimento della natura. Fu in Sant'Anna che risultò più evidente l'intervento divino, perché era sterile. Senza miracolo non avrebbe potuto concepire, dal momento che il concepimento, per via naturale, non ha legami né dipendenza con il soprannaturale, bensì con la sola partecipazione dei genitori, i quali, come concorrono naturalmente all'effetto della propagazione, così offrono la materia e intervengono in modo imperfetto e senza misura. Anche su questo punto, questi scritti concordano con quanto si capisce dagli scritti di Maria Valtorta, che questi genitori non potevano avere figli, tant'è vero che nell'opera di Maria Valtorta si legge che andarono proprio al Tempio, Anna in particolare, come già a suoi tempi la sua omonima Anna, madre di Samuele, a chiedere la grazia al Signore di avere un figlio. Ad Anna fu dato Samuele, insomma, a Gioacchino ed Anna qualcuna di molto più grande di Samuele. In questa concezione il padre, pur non essendo naturalmente infecondo, a causa dell'età era però incapace di procreazione.
Venne però reso fecondo per virtù divina, così che poté partecipare attivamente. Tra parentesi, questo si capisce anche perché nella descrizione di Maria Bambina, andata sempre negli scritti di Maria Ortolca, si vede che assomigliava tantissimo al padre. Assomigliare al padre, come sappiamo, ci vogliono, forza di cose, insomma, ordinariamente i cromosomi, specialmente gli occhi e l'aspetto del volto, a quanto si legge nell'opera della Valtorta. Così la natura e la grazia concorsero insieme, la prima in misura necessaria e indispensabile, la seconda sovrabbondante, vigorosa ed efficace, per assorbire la stessa natura, senza confonderla, ma elevandola e migrandola miracolosamente, e migliorandola miracolosamente, affinché si conoscesse che questa concezione avvenne per grazia, con l'apporto della natura solo per quanto era necessario perché questa figliola avesse genitori naturali. Ecco, vorrei aprire una piccola parentesi che attraverso questi dettagli che ci vengono forniti da Maria da Creta, no? Quindi è bello sempre leggere varie fonti, perché che cosa succede? Quando il Signore fa delle rivelazioni si trovano sempre questi aspetti. Ci sono alcuni elementi che sono comuni e altri elementi no, perché il nostro Signore non a tutti fa vedere tutto. Perché se a uno facesse vedere tutto ne farebbe una di rivelazione privata, dopo sarebbero belle che finite, quindi non bisogna stupirsi, dice, ma c'è uno che racconta che Gesù è stato flagellato 3 volte e un'altra una sola. Perché quell'altra ha visto quella sola. Capite? Cioè, nel senso che dobbiamo renderci conto di questo, no? Se uno conosce queste cose, ne ha lette tante di queste cose, troverà dei punti perfettamente lì nel comune. E poi dei dettagli che si diversificano, che sono differenti. Alcuni sono in contraddizione, le contraddizioni nelle cose di Dio, ricordiamoci sempre che sono solo apparenti. A volte noi non siamo capaci di cogliere, perché una cosa viola il principio di contraddizione quando dice il contrario dell'altro, ma allo stesso tempo sotto lo stesso aspetto. Ma noi non sempre siamo in grado di fare questo discernimento. Dio non si contraddice mai. Quindi la contraddizione è sempre solo apparente. Quando troviamo qualcosa del genere facciamo un passo indietro se non siamo capaci di uscirne fuori e riteniamo senza nessun dubbio che c'è qualche particolare che ci sfugge. Perché Dio non si contraddice. Pur non contraddicendosi, però, ecco, semina, la stessa cosa vale per i grandi teologi, no? I grandi dottori, i grandi padri. Ci sono stati dei geni, come dire, assolutamente superiori alla media. Ma geni che non erano comunque impeccabili o infallibili, hanno visto benissimo su alcune cose e poco, è un po' peggio su altre. L'esempio, diciamo così, purtroppo fa famoso è San Tommaso d'Aquino, che per quanto riguarda alcuni aspetti, la sacramentaria, la cristologia, è assolutamente, come dire, insuperabile per gran parte delle cose, però su un paio di cose fu superato da Don Scoto. Primo, perché lui riteneva che il Verbo non si sarebbe incarnato se l'uomo non avesse peccato, perché lui aveva proprio la concezione dell'immagine del Cristo Salvatore, per cui se l'uomo non pecca il Verbo non si incarna, ma non è così, se l'uomo non pecca il Verbo si incarna lo stesso, per nobilitare la razza umana e per come dire, realizzare la massima unione possibile tra creatore e creatura, perché nell'unione ipostatica questo si realizza, eh. Tutto quello che la divina volontà ha creato è contenuto nell'umanità santissima di un uomo, di quell'uomo poi in maniera perfettissima ed è unita alla divinità con un'unione così grande, che più grande di quella non è concepibile, perché è unita nel soggetto della seconda persona della Santissima Trinità. Quindi, così come San Tommaso d'Aquino non vide bene proprio sull'Immacolata Concezione. Ma questo. Io mi ricordo quando ero giovane, un pochino acerbo, mi scandalizzavo di un genio di questo genere si è sbagliato su questo. Ah, quindi allora che succede? Non succede niente, non succede. Succede che il nostro Signore dà i suoi doni a persone differenti perché nessuno di questi è Padre Eterno in terra, per quanto siano eccellentissimi, grandissimi, ma nessuno è il Padre Eterno in terra. O poi teniamo presente che un mistico o un veggente può anche capire male qualcosa. O
riferirla in maniera non perfettissima. E qui ci sono tutti quanti i temi che poi, quando vanno i censori, dicono: guarda che c'è scritto qui, questo è un'eresia. Aspetta un attimo, cioè, perché chi ha scritto, bisogna un attimo capire che cosa intendeva con quello che ha scritto. Vabbè, qui si aprono tutta quanta una serie di... Comunque, questo per dire che tutti questi particolari ci dicono una cosa molto importante, che è vero che la Madonna è nata umanamente, ma... Umanamente, perché è nata da un coniugio, sicuramente, però la madre era sterile, il padre non era più in grado di trasmettere la vita, a quanto ci viene appena detto. Quindi c'è stato il coniugio, ma sia per quanto riguarda la parte ricevente, cioè il grembo di Anna, sia per quanto riguarda la parte trasmittente, cioè il seme di Gioacchino, c'è stato un intervento divino, ok? Che ha operato nella natura, però sì, però con queste, quindi non ha lasciato che la natura facesse il suo libero corso al 100%. Io mi chiedo, questa è una mia domanda personalissima, era necessario questo, come dire, di quella necessità ovviamente che si parla in Dio, quindi una necessità relativa, non assoluta, per, come dire, operare il prodigio dell'Immacolata, quindi perché se tu avessi lasciato la natura allo stato brado, noi sappiamo che il modo di concepire in questo modo, rimando alle catechesi fatto l'anno scorso, è direttamente connesso col peccato originale. La nascita da coniugio, anche per chi non pensa che quello sia stato il peccato originale, tutti i padri della Chiesa, l'abbiamo visto l'anno scorso, non le teorie, pensano che ne sia quantomeno una conseguenza. Cioè, ci si fanno i figli così, quantomeno in conseguenza del peccato originale. Qualcuno dice che il peccato originale è stato proprio questo, quindi una prevaricazione nell'ordine della trasmissione della vita, no? Comunque, qui Maria da Greta ci dice questi dettagli, che certamente non sono senza importanza, no? Andiamo avanti col paragrafo 212. Per riparare alla sterilità della Santissima Madre, Anna, non le fu restituita la fertilità, attenzione, ma fu il Signore che operò miracolosamente il concepimento e offrì la condizione per la formazione del corpo, vedete? C'è un intervento, nonostante che sia avvenuto tutto secondo le leggi della natura, anche nel concepimento corporeo, cioè nella formazione dello zigote, diremmo noi oggi con una terminologia che siamo in grado di comprendere nel XXI secolo, no? Quindi non c'è il contatto tra i gameti a quello che non è avvenuto, come dire, come avviene ordinariamente, ecco. Cessato poi il miracolo di questa straordinaria concezione, la madre rimase nella sua sterilità. Questo intervento divino mi sembra si possa intendere con quello che fece Cristo, Signore nostro, sentite che spettacolo, quando San Pietro passeggiò sulle acque. Allora per sostenerlo non fu necessario che le acque si indurissero e che venissero convertite in cristallo o ghiaccio su cui egli potesse passeggiare. Come avrebbero potuto fare altri? Senza che venissero convertite in ghiaccio, il Signore permise che sorreggessero il corpo dell'Apostolo per effetto della sua virtù miracolosa. Così, cessato il miracolo, poiché le acque erano rimaste liquide, San Pietro, che vi camminava sopra, cominciò a vacillare e ad affondare. Molto simile a questo, sebbene molto più ammirabile, fu il miracolo del concepimento di Maria Santissima. I suoi genitori, protetti dalla grazia, furono ben lontani dalla concupiscenza e dal piacere, per cui da parte umana in questa concezione non ci fu peccato, perché la divina provvidenza aveva già prestabilito che essa fosse immacolata. Attenzione, concupiscenza e piacere, che qui si parla di piacere venereo. Attenzione, che sappiamo che i piaceri veneri, questo lo sappiamo con certezza dal Vangelo, prima che dal libro di Tenera Amata, in paradiso non ci sono, non esistono quei piaceri.
Ma sappiamo che ne esistono tantissimi molto simili a quelli che viviamo sulla Terra. Piaceri legati alle cose belle, agli spettacoli, ai film, alla danza, ai gusti, ai liquori, alle bevande. E questo non c'è. Come mai non c'è? Come mai non c'è? Quindi i suoi genitori furono ben lontani dalla concupiscenza e dal piacere. Sarebbe molto interessante qui, prendiamo atto, ma capire in che senso e come questa cosa qui si è realizzata. Adesso vediamo se proseguendo, io ho dei ricordi un po' sbiaditi, la Beata ci dice qualche altra cosa. Questo fu un miracolo che l'Altissimo riservò soltanto a colei che degnamente doveva essere sua madre, perché se era conveniente, attenzione, che nella sostanza della sua concezione fosse generata secondo l'ordine degli altri figli di Adamo, era anche più conveniente e dovuto che, serbata intatta la natura, concorresse con questa la grazia in tutta la sua virtù e potenza, segnalandosi ed operando in lei più che in tutti i figli di Adamo e in Adamo ed Eva stessi, i quali diedero inizio, attenzione, alla corruzione e alla concupiscenza sregolata. Chi ha dato inizio alla concupiscenza sregolata? Adamo ed Eva. Nella formazione del corpo purissimo di Maria, secondo il nostro modo di intendere, la sapienza e la potenza dell'Altissimo operarono con tanta cura, sia nella qualità che nella qualità dei quattro umori naturali: sanguigno, malinconico, flemmatico e collerico. Chi ha seguito le mie vecchie catechesi dovrà capire queste cose qui, no? I temperamenti dipendono da quelli che i classici chiamavano gli umori naturali. La concentrazione o meno di bile era uno dei fattori determinanti, no? È chiaro che quelli che hanno grandi travasi di bile appartengono al temperamento ultracollerico. E nella mescolanza perfettissima di questa composizione, in modo che essa agevolasse senza impedimento gli atti interiori di un'anima così santa, così sarebbe stata quella che avrebbe dovuto dare vita adesso. Qui c'è un'intuizione che peraltro fu oggetto di un bellissimo testo, non si trova più in giro, di un gesuita che era la scetica e la psicologia, che spiegava come l'umanità di Gesù, e quindi evidentemente quella di Maria, che temperamento aveva? Tutti e quattro. Aveva tutti i pregi perfettamente equilibrati di tutti e quattro i temperamenti e nessun difetto. Ecco l'equilibrio, come dire, questo è un equilibrio che può stabilire soltanto la virtù, divina, perché noi non lo constatiamo nel genere umano. Chi c'ha un pochino di occhio, basta che si studi una persona per 5 minuti, non di più, e ha già capito che temperamento c'ha. Non è stato difficile. E quindi la Madonna c'era tutti e quattro, così come Gesù. Questo miracoloso temperamento fu l'inizio e la causa della serenità e della pace che conservarono le facoltà della Regina del Cielo durante la sua vita. E anche Gesù era così, no? Quella calma sovrumana, si legge negli scritti di Maria Valtorta che lei si chiedeva, dice, ma come fa a conservare sempre quel perfetto dominio di sé in qualunque situazione? Senza che alcuno di questi elementi le facesse guerra, la contraddicesse o predominasse sugli altri. Voi capite come, guardate che qui se facciamo le 7 della mattina se non mi fermo, cioè, però le opere di Dio, quante volte si legge nel libro della Sapienza, sono equilibrio perfetto. Cioè, proviamo a introspettare anche nella nostra, ogni volta che c'è qualcosa che non funziona, c'è sempre uno squilibrarsi verso qualcosa, c'è una pendenza, c'è una uscita da quell'equilibrio perfettissimo che è Dio. E questo la Madonna ce l'ha avuto, perdono certamente, ma ce l'ha avuto. E quindi, no, cioè,
Quando un temperamento dominante inevitabilmente espone a dei difetti. Perché un temperamento non ha tutte le qualità e tutte le virtù, è forte in alcune e debole in altre, per forza. La Madonna non era così. Anzi, questi quattro umori si aiutavano e si servivano reciprocamente per mantenersi in quell'anima senza corruzione. A questa, il corpo di Maria Santissima non andò mai soggetto e nulla le venne meno e le sopravanzò la corruzione. In esso tutto fu sempre, secondo la quantità e la qualità, attenzione, in equilibrio perfetto. Guardate, una delle nostre più grandi fatiche in questo mondo, e dobbiamo farla però, è cercare di condurre una vita equilibrata, sotto tutti i punti di vista, l'equilibrio nel mangiare, cominciamo dalle cose per terra, l'equilibrio nel dormire, l'equilibrio nella cura della nostra persona, è troppo poco, poi l'equilibrio interiore, l'equilibrio nel lavorare, è troppo poco. Distendersi, quindi divertirsi, è troppo poco, bere, è troppo poco. Poi nell'anima, l'equilibrio, questo è complicato. Quindi la vita interiore, no? Sono persone che fanno 5 ore di preghiera al giorno, tutte quante preghiere vocali, non fanno, fai 2 ore di preghiera vocale, 1 ora di messa. Mezz'ora di meditazione, mezz'ora d'adorazione, quindi cioè, ci sia un equilibrio anche nella vita interiore, no? Il grande compito dell'equilibrio. Attenzione che l'equilibrio non va confuso con la tepidezza, perché, non bisogna essere equilibrati. A volte bisogna essere equilibrati, si confonde equilibrati con l'essere tiepidi. Non essere né caldo né freddo, perché così il nostro Signore ci vomita dalla bocca, non è questo l'equilibrio. Vabbè. Certamente questo corpo, pur essendo in tutto d'ammirabile composizione, sentiva il disagio delle inclemenze del caldo e del freddo e quello delle altre influenze degli astri. Anzi, quanto più era su misura e perfetto, tanto più lo offendeva qualunque estremo, in quanto aveva meno dell'estremo contrario per difendersi. Questo è un altro punto che San Tommaso approfondisce, cioè la perfezione anche umano-corporea dei corpi santissimi di Gesù e di Maria non è che li ha preservati dalla sofferenza, anzi li ha esposti ancora di più, perché se a me uno mi dà uno schiaffo, certamente a me lo schiaffo mi fa male, ma mi fa male nella condizione in cui lo ricevo io. Lo stesso schiaffo che dovesse ricevere Gesù gli fa molto più male a lui. Perché? Proprio per questa sua perfettissima complessione umana, che lo rende enormemente sensibile, non al riparo da intemperie e dai dolori legati alle circostanze avverse, climatiche, meteorologiche o fisiche, ma al contrario. E la stessa cosa vale per la Madonna. San Tommaso nella Somma lo spiega benissimo questo qui. Tuttavia, in una costituzione così ben proporzionata, quindi immaginiamo la perfezione assoluta di questi corpi, ma nei minimi dettagli, quando andremo di là bisognerà fare proprio uno screening proprio se ci riusciamo a vedere pure gli atomi, ecco, sarebbe andare a godersi uno spettacolo unico al mondo, perché lì come dire, la perfezione creativa divina si è proprio espressa al top, che più di quello non sarebbe teoricamente possibile, cioè Dio stesso ci avrà un massimo, no? Come quindi è lì ha proprio dato lo sfoggio massimo. È un grande spettacolo da contemplare. Tuttavia, in una costituzione così ben proporzionata, i contrari trovavano meno da alterare e tantomeno da adoperare. Per la delicatezza, il poco era più sensibile,
che in altri corpi il morto. Quello che ho appena detto. Quel miracoloso corpo che si formava nel grembo di Sant'Anna non era capace di doni spirituali prima di avere un'anima, ma lo era dei doni naturali. Questi furono concessi a Maria per ordine virtù soprannaturali con quelle qualità che erano convenienti alla singolare grazia che le era destinata. Per questo motivo le fu data una struttura così perfetta che la natura da sola non poteva arrivare a formare creature simili. La mano del Signore creò i nostri progenitori Adamo ed Eva con qualità convenienti alla giustizia originale e allo stato di innocenza. Anzi, in tale grado uscirono dalle sue mani migliori di come sarebbero stati i loro discendenti se li avessero avuti in quello stato, perché solo le opere del Signore sono perfette. Allo stesso modo, sebbene in maniera più eccellente, manifestò la sua onnipotenza nella formazione del corpo di Maria Santissima. Egli operò con maggiore provvidenza e abbondanza di grazia perché questa creatura superava non solo i progenitori che avrebbero subito il peccato, ma tutte le altre creature corporali e spirituali. A nostro modo di intendere, vedete quante volte i mistici e anche i maestri di spirito usano questa espressione, a nostro modo di intendere, perché noi capiamo così, perché c'è impossibile conoscere e penetrare perfettamente i divini misteri. Quindi, Dio ebbe maggior cura nella formazione del corpo della sua Madre Santissima che non in quella di tutto il mondo celeste di quanto era chiuso in esso. Con tale regola si devono cominciare a misurare i doni e i privilegi di questa città di Dio, dalle prime fondamenta su cui si elevò la sua grandezza, fino ad essere la più immediata e la più vicina all'infinità dell'Altissimo. Quanto fu distante dunque il peccato e il fomite da cui risulta da questa miracolosa concezione? Ciò non fu solo nell'autrice della grazia, sempre distinta e trattata secondo questa dignità, ma anche nei suoi genitori. Nel suo concepimento il peccato fu tenuto a freno e legato affinché non perturbasse la natura, che in quell'opera era inferiore alla grazia e serviva come strumento al supremo artefice. Qui, se avete capito, sta dicendo un pochino di quello che io sospettavo. Ripeto la frase, Il peccato fu tenuto a freno e legato affinché non perturbasse la natura. Quindi se fosse stata una generazione lasciata, come dire, alla natura libera, questa perturbazione ci sarebbe stata. La grazia serviva come strumento al supremo artefice. Egli è superiore alle leggi sia della natura che della grazia. E da qui cominciava già a distruggere il peccato, minando e abbattendo il castello del forte armato per rovesciarlo e spogliarlo di quanto tirannicamente possedeva. Ancora qualche paragrafetto, Tanto poi non commentiamo perché il commento l'ho fatto tramite glosse durante la lettura. Il giorno in cui avvenne la prima concezione, cioè quella del corpo di Maria Santissima, era domenica, altro dettaglio pittoresco che ci dà Maria da Greta, corrispondente a quella della creazione degli angeli, dei quali doveva essere regina e signora. Attenzione, la domenica nel calendario ebraico era il primo giorno della settimana, chiaro? Non era il settimo era lo Shabbat, cioè il sabato, quello in cui Dio aveva cessato ogni suo lavoro. La creazione degli angeli, secondo un vasto filone interpretativo diffuso, è adombrata nelle parole sia la luce, e la luce fu che fu la prima parola creativa di Dio, fiat lux, il fiat creante. Ok? Quindi è stata creata nel primo giorno della settimana perché in Maria si va a compiere una nuova creazione, perché doveva essere la regina degli angeli, che furono il primo atto creativo di Dio, che creò prima gli angeli e poi l'universo materiale. Questa è dottrina comune nella Santa Chiesa Cattolica. Per la formazione e la crescita degli altri corpi sono necessari, secondo l'ordine naturale comune, molti giorni. Qui, attenzione, Maria da Greta sente l'influsso della fisica aristotelica. Quindi le cose che dice sono del tutto opinabili, tarate secondo cose che adesso sappiamo non essere più corrispondenti alle verità scientifiche.
Quindi le prendiamo con queste pinze. Quindi, secondo l'ordine naturale comune, molti giorni perché si organizzino e abbiano a disposizione richiesta per infondere in essi l'anima razionale. Questo, tra l'altro, sappiamo oggi non essere assolutamente vero, perché sappiamo benissimo con lo zigote, e questo ci sono tantissime rivelazioni che lo confermano, tra cui Tenera Amata, già nello zigote c'è l'anima razionale. San Tommaso stesso, sotto l'influsso della fisica aristotelica, sappiamo benissimo quanto la filosofia aristotelica ha influito, affermava che l'anima non è infusa immediatamente, perché secondo la fisica aristotelica, come abbiamo appena sentito, ci vuole un pochino di tempo perché la materia si disponga in maniera tale da ricevere l'infusione della sostanza spirituale. Così non è. E così capiamo anche come anche negli scritti più santi ci siano sempre delle tare che vanno fatte perché questi scritti sono stati fatti comunque da esseri umani sulla base delle credenze del tempo. E quindi bisogna fare per esempio un'opera di discernimento tra quello che è una rivelazione divina che il Signore gli dà e quello che si portano dietro in quanto esseri umani, figli del loro tempo. Quindi capiamo anche quant'è complesso l'approccio, mi si perdoni la parolona, ma è questo ermeneutico a testi di questo genere. Parliamo poi della Sacra Scrittura che è ancora di più. Quindi, ed ecco perché dice qui, per Maria la virtù divina abbreviò il tempo naturale. Tu pensate che si sarebbe dovuto operare l'infusione dell'anima in 80 giorni, secondo la credenza dipendente dalle convinzioni aristoteliche, no? Ok. Quindi salto un pochino di passaggi dove vengono utilizzate queste convinzioni dell'epoca e andiamo al 220. Allora. Nell'istante della creazione ed infusione dell'anima di Maria Santissima, la Beatissima Trinità disse con affetto e amore più grandi di come riferisce la Genesi: formiamo Maria a nostra immagine e somiglianza come vera nostra figlia, sposa e madre dell'unigenito, della sostanza del Padre. In forza di questa divina parola e dell'amore con cui uscì dalla bocca dell'Onnipotente, fu creata e infusa l'anima nel corpo di Maria Santissima. Nello stesso momento fu riempita di grazie e di dono al di sopra dei più alti serafini del cielo. Nemmeno per un istante fu priva della luce, dell'amicizia e dell'amore del suo creatore, o toccata dalle tenebre del peccato originale. La sua giustizia fu anzi perfetta e superiore a quella data ad Adamo ed Eva quando furono creati. Ebbe in dono un perfetto uso della ragione proporzionato alle grazie che riceveva, affinché non le tenesse neppure per un istante oziose, ma con esse operasse effetti mirabili e sommamente graditi al suo Signore. Confesso che mi trovo assorta nella luce di questo grande mistero e il mio cuore, per insufficienza di parole, si scioglie in sentimenti di ammirazione e di lode nel silenzio. Ammiro la vera arca dell'alleanza costruita, abbellita e collocata nel tempio di una madre sterile, con maggior gloria di quella posta nella casa di Edom e nel tempio di Salomone. Vedo formato l'altare nel Sancta Sanctorum, sul quale si deve offrire il primo sacrificio per implorare e placare Dio. Vedo come la natura forza i limiti del suo ordine per raggiungere l'ordine vero mentre si stabiliscono nuove leggi contro il peccato, senza tenere conto di quelle comuni, né della colpa né della stessa grazia. Vedo cioè che si stanno formando una nuova terra e dei cieli nuovi, dei quali il primo è il grembo di un'umilissima donna guardata dalla Santissima Trinità. Assistono innumerevoli esseri dell'antico cielo e mille angeli sono destinati a custodire il tesoro di un piccolo corpo della dimensione di un'ape. Sempre secondo la fisica aristotelica. In questa nuova creazione si udì nuovamente risuonare, ma con maggior forza, la voce del Creatore che, soddisfatto della sua opera di onnipotente, disse che era molto buona. Si accosti umilmente la debolezza umana a questa meraviglia e, confessando la grandezza del Creatore, gradisca il nuovo beneficio elargito a tutto il genere umano nella corredentrice. Qui siamo parecchi secoli indietro, eh? Quindi di corredentrice si parlava già diversi secoli fa.
E ancora non se ne riesce a... Ma si farà, eh? Quindi. Bisogna avere ancora un poco di pazienza. Abbia fine ormai lo zelo avverso, riconoscendosi vinto dalla forza della luce divina. Se l'infinita bontà di Dio, come mi fu mostrato nella concezione della sua Santissima Madre, si sdegnò davanti al peccato originale, gloriandosi di avere una giusta causa ed un'occasione opportuna per distruggerlo e restarne in corso, perché alla sapienza umana sembra bene ciò che per Dio fu ripugnante? Mentre veniva infusa l'anima nel corpo di questa divina signora, l'Altissimo volle che Sant'Anna, Madre di Maria, sentisse e riconoscesse in modo eccelso la presenza della divinità. Fu ripiena di Spirito Santo e fu accesa interiormente di esultanza e devozione superiore alle sue forze umane, tanto che, rapita in un'estasi sublime in cui fu illuminata riguardo ai più arcani misteri, inneggiò al Signore con nuovi canti di gioia. Questa grazia le fu concessa per tutto il corso della sua vita, ma più intensa durante i 9 mesi in cui portò nel grembo il tesoro del cielo. In questo tempo tali benefici le furono rinnovati e ripetuti più frequentemente con la comprensione delle divine scritture e dei più profondi misteri racchiusi in esse. O fortunatissima donna, ti chiamino davvero beata e ti lodino tutte le nazioni e le generazioni del mondo. Anche questa cosa, ultima che abbiamo letto, e adesso poi ci fermiamo, concorda pienamente con quanto ci legge Maria Valtorta, dove Sant'Anna si stupisce più volte delle meraviglie, del senso di leggerezza provata durante la sua gravidanza di Maria Santissima, pur essendo abbastanza avanti negli anni per essere una donna, e pur proveniendo da una situazione di sterilità che non dava certamente da pensare ad una gravidanza così serena, distesa e tranquilla.